Manuel Ginobili. È finito il campionato, l'obiettivo della Serie 1. Questa finale però della gara 3 contro la Fila Biella ci ha fatto un po' tenere col fiato sospeso, ci ha fatto soffrire. È stata una bella partita. E credo che a me più di qualcuno, perché io ho abituato a sta giocando le ultime minuti, questa volta ho dovuto essere fuori campo per i falli e allora ho sofferto troppo. Questi playoff sono iniziati in qualche modo nel migliore dei modi. Subito 3-0 con Ragusa, sì. 3-0 con Biella e abbiamo visto un buon Emanuele Ginobili, molto motivato. Sì, sì, per i playoff tutti i giocatori sono motivati, no? Perché si sa che è il momento più decisivo, più importante dell'anno, no? Allora, ma quello che ho visto molto bene nella squadra e l'atteggiamento, no? a tutte le partite, giocando contro Ragusa, vincendo, con la consapevolezza che noi eravamo più forti, abbiamo giocato aggressivi, siendo umili. Credo che quando io ho visto come giocava la squadra contro Ragusa, ho saputo che la promozione era nostra. Dalle soddisfazioni con la nazionale argentina arriva anche un importante risultato per la tua carriera, quello della vittoria del campionato della Serie A2 con la Viola Reggio Calabria. Era nelle tue previsioni ad inizio quando sei arrivato qui a Reggio, oppure è stato un grande sogno e poi? No, io quando sono arrivato qua era lo minimo che volevo era la promozione, perché sennò avresti stato un colpo forte, no? Perché io avevo delle dubbi per venire qua di giocare la 2, io volevo giocare la 1 qua o in Spagna. Allora, bueno, ho fatto la scelta di giocare un anno a 2 dicendo, bueno, faccio un anno, mi faccio il tempo di abitudine a Europa e dopo gioco la 1. Allora, bueno, ho fatto questa scommessa e, bueno, è uscito bene, no? Per questo sono adesso molto contento. Ecco, sei contento non soltanto del risultato ma anche delle tue performance in campo? Sì, sicuramente. Lo stesso, no? Io sono molto contento per aver giocato bene le ultime partite che sono importanti, no? Ma se dovevamo perdere, ieri se facevo 0 punti e vincevamo ero contentissimo perché era l'obiettivo di tutto il gruppo, che è stato bravissimo. Non parlo dei compagni sino dei amici, e allora per questo è una felicità doppia, no? Pensi che con l'arrivo di Brian Oliver, senza nulla tralasciare il fatto di Nordgaard, pensi che con l'arrivo di Brian Oliver qualcosa è cambiato all'interno della la squadra? La squadra è cambiata, no? È stato anche tu? Anche io. Prima eravamo una squadra un po' più tranquilla, meno aggressiva. Credo che il fatto di che quando arriva Brian ci ha dato un po' più di sicurezza, no? Perché lui è un giocatore di molto carattere, che parla molto dentro la squadra e ci ha servito per crescere, no? Dopo, bueno, subito quando lui è arrivato abbiamo vinto 5 partite di seguito e là abbiamo fatto l'errore di pensare che eravamo la migliore squadra, no? Dopo abbiamo avuto quel problema dell'orologio che non funzionava, era di sabbia, ma ci ha fatto crescere. Questo credo che è stato un momento decisivo per noi perché ci ha fatto mettere i piedi per terra, no? E bueno, dopo questo una piccolina vacanza che ci è venuto bene a tutti e dopo il momento decisivo. Un po' di follia, un po' di pazzia. In gara 3 c'è stato, abbiamo visto veramente entusiasta, non soltanto del bel risultato ma anche in campo, tanto molto aggressivo anche in difesa, quindi una cosa in più, un'arma in più di Ginobili, questa difesa che non lascia respiro quasi. Sì, no, ma ancora devo migliorare, credo che è il punto del mio gioco che devo più imparare, no? Forse essere più regolare, forse anche difendo... Gestire meglio i falli. Anche questo, credo che questo è per un po' l'età e la voglia di rubare una palla e andare a schiacciare, credo che per questo più di niente, no? Ma credo che voglio essere un po' più regolare perché forse sempre difendo 3 minuti bene, 5 che penso in un'altra cosa, ma sono sicuro che imparerò. Arriva il merito di aver riconquistato finalmente il basket importante, il basket della Serie 1. Ora una vacanza, qual è la promessa di Emanuele Ginobili? La promessa fino adesso la devono fare i dirigenti, no? I coach. Io ancora non so quale sarà la squadra, ma la promessa che faccio io è quella che darò tutto per vincere e che continuerò a fare quello che faccio in campo, che quello che so fare e che credo che alla gente le piace. Grazie Emanuele e ci lasciamo con un arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti.